piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. A te rigoriamo essere figli di Eva, a te sospiriamo gemendo e piangendo in questa madre di lacrime. Orso dunque, avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o mia, o dolce Vergine Maria. Ascoltaci. Cristo esaudisci, Padre del cielo che sei Dio. Essere stato anche vicerettore, poi è stato di
Eucaristia, quel Gesù che gli Apostoli hanno visto e hanno predicato come il vivente, come il risorto, e Timoteo, ecco, con l'autorevolezza degli Apostoli ce lo ripropone, questa nostra terra del Molise, che dovrebbe un po' di più, come dicevo con Don Benito poco fa, sentirsi orgogliosa di questa presenza, perché non è da tutti ospitare nel suolo della propria terra, della propria regione, ecco, un vescovo che ha fatto parte della cerchia apostolica. Presentiamoci dinanzi al Signore con grande umiltà, con grande semplicità, riconoscendoci povere creature, difettose, peccatrici, però amate da Lui, e questo ci dà la forza proprio di mettere la nostra mano nella sua e di lasciarci rialzare dalla sua misericordia, che sempre crea dentro di noi un uomo nuovo, una creazione fiduciosa. Diciamo tutti insieme: confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli di sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e subito alla beata sempre Vergine Maria, piange i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai reso il tuo popolo partecipe della redenzione, fa che esulti in eterno per la risurrezione del Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. In quei giorni Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. Paolo si recò da loro e, poiché erano nel medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava. Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende. Ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere giudei e greci. Quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo cominciò a dedicarsi tutto alla parola, testimoniando davanti ai giudei che Gesù è il Cristo. Ma poiché essi si opponevano e lanciavano ingiurie, egli, scuotendosi le vesti, disse: il vostro sangue ricada sul vostro capo, io sono innocente, d'ora in poi me ne andrò dai pagani. Se ne andò di là ed entrò nella casa di un tale di nome Tizio Giusto, uno che venerava Dio, la cui abitazione era accanto alla sinagoga. Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia, e molti dei corinzi, ascoltando Paolo, credevano e si facevano battezzare. Parola di Dio. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore è il popolo.
Signore, tutta la terra. Gridate, esultate, cantate i inni. Strumenti, un po' così questa sera per noi, no? L'ansia
l'ignoranza apostolica che Paolo riversa su Timoteo, che riconosce come ministro, come annunciatore del Vangelo. Ministro e annunciatore del Vangelo. Il Santo Padre ci ricorda spesso che se ci sono oggi tanti ministri qualificati dell'annuncio del Vangelo, però ci serve di più avere annunciatori e testimoni del Vangelo. Abbiamo bisogno di questa sana dottrina, di questa buona notizia in mezzo agli sbandamenti, in mezzo alle false voci, alle sirene della nostra società. La parola di Dio è salvezza, salvezza per chiunque crede. Nessun'altra parola ha questa potenza di salvezza. C'è una differenza enorme tra il Vangelo, che è parola di vita, parola di salvezza, e le altre parole, che spesso sono solo un riflesso di quello che noi vorremmo sentirci dire, di quello che noi vorremmo che si realizzasse, sono proiezioni, sono delle idolatrie. La parola di Dio invece ci porta alla salvezza. E con questa risonanza di ansia apostolica, evangelizzatrice, che attraverso Paolo e Timoteo giunge fino a noi, cerchiamo di condividere un solo pensiero, una parolina, che vedete è anche poi la dinamica della prima lettura che abbiamo ascoltato poco fa, la conversione, la conversione. Noi sappiamo che nell'Antico Testamento, prima di Gesù comunque, si parla molto della conversione. Che si intende nell'Antico Testamento in Giovanni Battista, nei profeti? Che si intende con la parola conversione? Rigirarsi, tornare indietro, fare un passo indietro. Mi accorgo che sto andando per un dirupo, la mia vita sta per finire in un precipizio, e allora cosa faccio? Faccio un passo indietro, sento di andare fuori strada. E allora rientro a fare cosa? A osservare le leggi del Signore Dio per avere di nuovo un rapporto con l'alleanza. Faccio un passo indietro, torno indietro, inverto la mia rotta, c'è una parolina ebraica, shuv, inverto la mia rotta, faccio un passo indietro per osservare la legge e entrare nell'alleanza di Dio, e così vedete la mia vita. Dunque c'è un'idea sottostante ed è questa: mi converto, non c'è un movimento da parte mia, mi converto e come conseguenza da parte di Dio mi viene la salvezza. Questo è un po' quello che c'è a proposito di questo termine, di questa realtà, di questo concetto della conversione nell'Antico Testamento. Convertitevi e la salvezza verrà a voi. Però poi arriva Gesù, e con Gesù sulle sue labbra cambia tutto. C'è stato, sapete, un padre della chiesa che si chiamava Sant'Ireneo di Lione, il quale tra i suoi scritti bellissimi a un certo punto dice: venendo nel mondo Cristo ci ha portato ogni novità. Venendo nel mondo Cristo ci ha portato. Ebbene, anche a proposito della conversione, con la venuta di Gesù c'è un cambiamento, perché che succede? Succede che con Gesù non si tratta più, come conversione, di fare un passo indietro, è tutto il contrario, bisogna fare un balzo in avanti, bisogna fare un balzo in avanti. Cioè Gesù è la salvezza fatta carne, e dunque io devo correre, andargli incontro. È venuta la salvezza tra gli uomini gratuitamente, per una iniziativa sovrana, per un'iniziativa libera di Dio. E che faccio? Vado indietro? No, vado in avanti, faccio un balzo. Allora la logica che soggiace a questa conversione che noi scopriamo sulle labbra di Gesù Maestro, via di vita e vita, è una logica all'incontrario. Tu sei già salvo perché io sono qui,
salva che mi dà la possibilità di convertirmi. E vi ricordate quando Gesù dice: se non diventerete come i bambini, se non vi convertirete come i bambini, voi non entrerete nel regno dei cieli. Il bambino, ma il bambino che cosa mi può dare il bambino? Non c'è niente da potermi dare il bambino. Bambino mi domanda, il bambino chiede ai genitori. E il bambino quando chiede ai genitori non è che chiede perché è consapevole che si è guadagnato quello che chiede. No, il bambino chiede perché sa che è amato da mamma e papà. Allora, ecco la bellezza di questa dinamica della conversione dinanzi a personaggi come Paolo e Timoteo che ci danno quest'ansia profonda, no? Di conversione. La realtà, il primo passo è sempre di Dio. Il primo passo è sempre di Dio. Il cristianesimo comincia sempre con un dono, predicando un dono, il dovere viene dopo. Cioè cambio lo stile di vita, ma quando? Quando già sono entrato alla sequela di nostro Signore, quando già sono entrato nella dinamica del regno di Dio, prima la grazia di Dio, gratuitamente data. San Paolo dirà questa grazia che sovrabbonda. Prima la grazia, poi la legge. La legge come effetto, non come causa della grazia. Un amore di Dio che è senza condizioni. Ama perché ama. E San Giovanni c'è stato abbondantemente. Guardate, c'è una riflessione grandiosa nella Chiesa. Solo a pensare agli autori medievali, alle grandi riflessioni di Sant'Agostino, di San Tommaso d'Aquino. Ma la realtà è questa, cioè c'è questo amore gratuito che ti viene incontro senza nessuna condizione, ma non ti lascia senza delle conseguenze, perché il nostro Signore ha detto: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ora, nella prima lettura di oggi, ci avete fatto caso, noi stiamo qui con questa dinamica qui sostanzialmente. E qua si tratta di pagani, avete sentito? I giudei, ciao ciao, se ne vanno, la legge. Il problema è che non vanno manco verso la legge, rimangono imprigionati in una osservanza esteriore della legge, sono incappottati, ingessati. Grosso problema. Ma ci sono i pagani però. Si converte il capo della sinagoga, abbiamo sentito. Anche quello che verrà dopo, Sostene, sarà pure lui bastonato a motivo di questo annuncio di Paolo che, insomma, conquiste il capo della sinagoga. La dinamica della prima lettura di oggi è proprio questo, cioè questa gente pagana si converte credendo. Si converte credendo. È questione di fede. Ora, quando ci hanno insegnato che esiste una fede come assenso dell'intelletto, ci hanno insegnato che esiste la fede fiducia, però guardate che esiste una fede, ce la insegna San Paolo e poi San Bernardo di Claravate, c'è una riflessione meravigliosa sopra, esiste una fede che si chiama di appropriazione indebita. Una fede che ruba, San Bernardo dice, una fede che usurpa addirittura. Che cosa?
considero come una spazzatura. E che ha fatto? Ah, perseguitato. Chissà pure se l'ha ucciso, non lo sappiamo, questo prima, e però poi dopo ha predicato, ha sofferto per il Vangelo, è tutto. Io considero una spazzatura al fine di guadagnare Cristo, di essere trovato in Lui, con una giustizia che deriva da Lui, dai Suoi meriti, dalla Sua misericordia. Dunque, vedete questo colpo di ala, questa fede che è un colpo di ala. Io prendo il bagaglio di miseria, di peccato che mi porto dentro, lo getto fra le braccia del Signore, come se gettassi un messaggio sporco nel fuoco, e gli dico: tu hai preso su di te i peccati del mondo, prendi anche i miei peccati adesso, distruggili. Come fece il pubblicano al tempio, vi ricordate? Dio abbi pietà di me, che sono un povero peccatore. E se non a casa giustificato, pieno di gioia, pacificato con Dio e con se stessi. Questa fede. Allora vedete, se mettiamo i due diapason, da una parte quell'ansia apostolica, missionaria, evangelizzatrice che Paolo riesce a riversare nel cuore di Timoteo, suo discepolo prediletto, mettiamo questo diapason, ma dall'altro mettiamo anche questa conversione che si basa su una fede di usurpazione, chiamiamola così, e riusciamo a capire, c'è veramente ragione urgente di questa raccomandazione di accogliere il Vangelo, che è il Vangelo di salvezza. C'è urgenza di questa conversione nuova venuta con Gesù, che non è una minaccia, ma è un invito alla libertà e alla gioia. Questa è la buona notizia di Gesù agli uomini di tutti i tempi. Naturalmente poi entra in gioco la nostra libertà, sta a noi accoglierla, lasciarci giustificare, lasciarci rimettere in pace con Dio e con noi stessi. E vedete, anche il discorso dei meriti, no, abbiamo detto prima che questa fede che ruba, che usurpa, è una fede che si riveste dei meriti di Gesù Cristo. Sempre San Bernardo, in quella riflessione che lui fa, dice: guarda, tu immaginati di stare allo stadio a vedere la lotta dei due gladiatori, e uno dei due gladiatori che si affrontano nell'arena è il tuo, cioè tu fai tifo per quello lì. Ma quando quello lì, dico, è il Cristo, quando quello lì vincerà sull'altro gladiatore, che è il male, e in mezzo a 60.000 persone radunate nell'arena, quel gladiatore ti avrà notato perché tu gridavi più di tutti, facevi strepiti più di tutti, e quello mentre combatteva ti ha notato. Alla fine, quando gli daranno la corona di alloro e lui passerà a fare il giro di gloria, quella corona la prenderà, dice Bernardo, e te la darà a te. Allora ringraziamo Paolo, ringraziamo Timoteo, perché attraverso le vibrazioni di questa potente ansia apostolica evangelizzatrice effettivamente ci fanno cogliere l'urgenza, la necessità, la bellezza, la creatività di una risposta che sia una risposta di conversione basata su una salvezza rinviata e su un furto che io faccio di questa salvezza per rivestirmene anche dei meriti. E questi sono gli auguri che vorrei lasciare a Don Benito e a tutta quanta la comunità, ma direi di più alla diocesi, direi ancora di più al nostro Molise, perché questa presenza apostolica di un corpo custodito nella nostra amata terra abbia a risvegliare dentro di noi questi sentimenti di appartenenza e di vita. Sia lodato Gesù Cristo.
Fratelli e sorelle, la risurrezione di Cristo ci procura una gioia fondata e duratura. Preghiamolo perché manifesti la sua vittoria sulla morte e sul male e diciamo uniti, Signore, facci mostrare la gioia della fede. Signore, facci mostrare. Signore Gesù, noi facciamo molta fatica a comprendere il mistero della tua croce. Donaci la certezza della nostra comunione con te risorto, perché la tristezza che ci assale possa cambiarsi in gioia definitiva. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della
nostra sorella Lina e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Timoteo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme. Padre nostro, ma alla fede della tua Chiesa.
ricevuto Gesù. San Paolo ci insegna, l'avrà insegnato certamente anche a Timoteo, che quando Gesù è dentro di noi, Lui a noi, ci fa diventare Suoi concorporei e Suoi consanguinei. Che grande dono, che grande dignità, che grande bellezza, ma anche che grande responsabilità che abbiamo, specie quando ci accostiamo a Gesù un po' non proprio a posto con il nostro rapporto con Lui. Ma confidando proprio nel rivestimento di Gesù, innalziamo fiduciosi la nostra preghiera al Padre, e Lui nelle nostre voci riconosce quella del Figlio, al quale ha dato ogni potere, al quale ha dato quel nome che è il più grande che possa esistere in cielo e sottoterra, Gesù, Dio salva. Ebbene, a Gesù che è dentro di noi diciamo tutti insieme questa bella preghiera: o Gesù, protettore della mia infanzia, o Gesù, modello della mia gioventù, o Gesù, canto di lode della mia età, o Gesù, canto di lode della mia età, o Gesù, speranza della mia lotta mortale, o Gesù, speranza. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza per Cristo nostro Signore. Lo so che in questo periodo abbiamo fatto esercizio di presenza, di partecipazione e soprattutto di ascolto. Invito tutti voi ad andare verso il cinema Odo per partecipare a questo che chiamiamo convegno timoteano, dove ci sarà dato di ascoltare il rapporto tra la Madonna e la primitiva Chiesa, la Madonna e la presenza di Timoteo e soprattutto Timoteo al momento della dormizione della Madonna. Temi tutti quanti molto belli, molto cari, molto intensi, un supplemento ulteriore di pazienza, di partecipazione e di ascolto. Grazie a tutti voi e soprattutto grazie a te per essere stato con noi, ma saluto anche Don Erminio che ha accompagnato il vescovo sacerdote della diocesi di Trivento. Il Signore sia con noi. Sia benedetto.